Anticipazioni uomini e donne, Giucas Casella smascheratina in studio. È stata registrata da poco una nuova puntata di Uomini e Donne. Non si è parlato del trono classico, nemmeno di Daniele, ma l'assenza di Ida si è fatta sentire. Infatti la tronista non solo non era presente in studio, ma non c'era nemmeno la sua poltrona rossa. Era presente soltanto quella di Daniele, perciò la cosa sembra significare che la Platano abbia deciso di abbandonare definitivamente il trono. Non si è parlato di lei, e questo conferma questa ipotesi. Intanto sui suoi social, Ida ha scritto che si è fatta andare bene troppe cose troppo a lungo, e non deve più farlo. Il riferimento sembra essere a ciò che ha accettato dai suoi corteggiatori, Mario e Pierpaolo. Quindi il capitolo Ida Platano sembra essere definitivamente chiuso. Intanto, come preannunciato nelle registrazioni precedenti, Giucas Casella è stato presente in studio come ospite per parlare di Tina Cipollari. Casella infatti aveva dichiarato di avere degli splendidi ricordi della sua relazione con l'opinionista. Anche questa volta si è parlato in modo divertente di questa storia d'amore passata. Tina ha confermato che c'è stato qualcosa anni fa, e quindi tra l'ilarità generale i due hanno ripercorso questa relazione. Alla fine Tina ha ammesso che alcune cose raccontate già in precedenza da Giucas erano vere. Nel corso della registrazione si è parlato del trono over. Gemma è uscita con Pietro, il pretendente che era arrivato per lei. I due si sono trovati bene, hanno intenzione di uscire di nuovo e di continuare la conoscenza. Sembra che non ci siano state polemiche in merito anche da parte di Tina. Tra Cristiano ed Asma le cose stanno andando per il verso giusto dopo i problemi che ci sono stati in precedenza. Anche loro hanno deciso di proseguire la conoscenza. Invece le cose non sono andate altrettanto bene per Fabio e Sabrina. Infatti tra i due non sembra essere scattata la scintilla, e per questo motivo non hanno voluto proseguire la conoscenza. Claudia e Alessio, che hanno lasciato il programma tempo fa con un colpo di scena dopo la proposta in grande stile fatta dal Cavaliere, sono tornati in studio. Lo hanno fatto insieme, e hanno dichiarato di essere più felici ed innamorati che mai. Continuano la convivenza, e tutto sembra andare per il verso giusto. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per l'addio di Ida Platano? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.